Infatti, come sappiamo, durante lo scontro con Goku e Vegeta, all'interno del corpo di Super Buu, Vegeta taglia la parte buona di Super Buu. Ma la cosa che ho trovato un po' strana era il fatto che Super Buu doveva diventare Evil Buu e non Kid Buu. Quando Evil Buu assorbe il potere di Majin Buu, si trasforma in Super Buu. Assorbe Gotenks, Piccolo e Gohan e si trasforma di nuovo. Quando vengono rimossi, si trasforma di nuovo in Super Buu. Poi, quando Majin Buu viene rimosso, invece di tornare nella forma di Evil Buu, come avrebbe dovuto, si trasforma in Kid Buu, la forma originale di Majin Buu. Allora perché Super Buu si trasforma in Kid Buu, invece di Evil Buu? Majin Buu originale si arrabbia talmente tanto da separarsi in due entità distinte, una dal cuore puro ed una completamente malvagio. Evil Buu rappresenta la forma 100% malvagia del demone, nata dopo lo sdoppiamento dell'originale Majin Buu. La sua apparizione è breve e dimostra un carattere spietato, uccidendo chiunque gli capiti sotto tiro. Kid Buu è il Majin Buu originale, senza nessuno assorbito nel suo essere, e non è una manifestazione fisica del male interiore, ma il pur Majin Buu stesso. Evil Buu era solo il lato malvagio di Majin Buu, ma non è Kid Buu. Evil Buu ha assorbito il Majin Buu buono, così sono diventati di nuovo uno, ma con il lato malvagio dominante. Quando Vegeta ha rimosso Majin Buu da Super Buu, probabilmente ha ucciso la personalità di Super Buu, rendendolo malvagio al 100%. Super Buu non era preoccupato di essere più debole. Era preoccupato di non essere più se stesso. Super Buu è morto quando Vegeta ha tagliato Majin Buu grasso. Ma ha comunque mantenuto il suo corpo, trasformandosi quindi in Kid Buu. Ho solo una teoria sul perché Super Buu non sia diventato Evil Buu. Dopo che Majin Buu è stato tolto dal corpo di Super Buu, ha causato una sorta di riavvio completo del corpo e quindi ha trasformato Super Buu in Kid Buu, la forma originale di Majin Buu. È probabile che il corpo di Super Buu non sapesse come reagire alla rimozione di Majin Buu buono, quindi si è semplicemente ripristinato alla prima e pura forma. La vera motivazione per questo cambiamento era perché Toriyama voleva creare una sorta di forma finale per Majin Buu. E così ha creato Kid Buu. Sappiamo che ad Akira Toriyama piace creare nemici con un aspetto meno pericoloso. Ma devo ammettere che Kid Buu ha un design più soddisfacente di Evil Buu. Almeno Kid Buu è un cattivo più soddisfacente. Fuori da...